Buon pomeriggio, sono le 16:34 minuti e 10 secondi, state ascoltando Radio Galileo, state ascoltando Per Brevità Chiamata Artista, come ogni martedì, anche in questo ultimo martedì del mese di luglio, martedì 28 di luglio, saremo insieme fino alle ore 18, vi ricordo i contatti 340-111-7940 per i vostri sms, il numero fisso 0744-402501. Siamo attivi anche su Facebook con diverse modalità, basta richiedere l'amicizia ad Alessandro Cavalieri e chatteremo in diretta. Potete anche diventare, anzi dovete diventare fan della pagina ufficiale Radio Galileo e Tele Galileo. Cliccate mi piace, una delle pochissime cose rimaste gratis, quindi fatelo finché non tastano anche mi piace di Facebook. Una persona che insomma spopola su Facebook è l'ospite di questo pomeriggio. Diamo il benvenuto a Lamù, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo. Te sei una vecchia, diciamo, tra virgolette, conoscenza di... No, non si dice mai vecchia di una donna, per carità. Però, insomma, sei già stata nei nostri studi, era quasi un anno fa, sì, più o meno. Sì, un anno fa, sì, quando abbiamo lanciato gli altri singoli di Majmacan, sì. E che nuove ci porti a distanza di un anno? Che nuove vi porto? Allora, intanto... abbiamo un nuovo singolo uscito il mese scorso su iTunes, Splash Fat Lamù, sempre comunque in collaborazione anche con Semi Love, e quindi se vi piacerà il singolo che ascolterete potrete andare su iTunes e acquistarlo tutti quanti. Vediamo quanti acquisti riusciamo a fare quest'oggi, vediamo se siamo bravi a promuovere. Entriamo nella top 10. Senti, leggevo che sta andando molto bene questo singolo, andando è uscito bene da poco ma già... Sì, è entrato subito nelle chart olandesi, perché tra l'altro voglio ringraziare, ci sta ascoltando Gianluca Marziali, che è il DJ che ha fatto la base di questa canzone, la musica sul quale poi io ho costruito il testo, mi ha proprio mandato delle emozioni. Quindi è venuto da te, diciamo. Infatti si chiama Emotion. Questo, non si poteva chiamare diversamente. Si chiama Emotion e esprime emozioni. Senti, se non sbaglio, tu nel corso della tua carriera hai cantato in tante lingue, no? Perché francese, inglese. Sì, qualcosa di spagnolo. Che ho sentito anche qualcosa, infatti. Come il viento, sì. Tutte su YouTube. Però ecco, in quale idioma ti trovi più a tuo agio? Ma il francese mi piace molto. Sì, mi piace veramente tanto cantare in francese. Non lo so, forse perché sono romantica. Ah, per quello, quindi. Poi c'è l'eminenza grigia qua, diciamo chi è, ma può confermare, no? Quanto in realtà tu sia romantica. Sì, cioè mio marito, che adesso dal mese scorso è diventato mio marito. L'anno scorso diciamo il tuo fidanzato. Che non si vuole far sentire. Non si palesa. Niente, no. Un saluto, niente. Però se tra un po' potrete vedere questa intervista anche in video, sì. È grazie al marito che sta immortalando il tutto. Sì, infatti. Senti, ma c'è la possibilità di sentirti dal vivo, dove potremo vederti? Allora, adesso stiamo mettendo su il tour estivo, ma ci sarà una tappa del Cantagiro. Giusto. Non diciamo nulla, però ci sarà... Finché ancora non sono uscite queste date ufficiali, però diciamo che Lamù sarà ospite in una delle tappe per quanto riguarda l'Umbria, quindi se volete iscrivetevi o venite a sentire, oppure iscrivetevi così condividete con lei anche il palco, no? Ecco, infatti, così dal vivo, mi vedranno dal vivo. Intanto, se vogliono iscriversi al mio canale YouTube, Lamù Official, possono cominciare a vedermi lì. E poi c'è anche la pagina Facebook dove possono trovarti, pagina Facebook, no? Lamù. Sì, e poi c'è Lamù News e Eventi. Lamù? Emotion Splash Fat Lamù. A voi. A Radio Galileo. Emotions Lamù a Radio Galileo, a Per Brevità Chiamata Artista, 16:44 minuti 48 secondi. Un pezzo che spacca, può essere una delle canzoni dell'estate. Questa fa proprio ballare, tra l'altro parla della danza, di cosa sono nata ballerina, canto la mia musica. E tra l'altro i ballerini in ascolto avranno sentito che il ritornello dice proprio di passi di danza, perché noi quando balliamo per iniziare una coreografia diciamo 5, 6, 7, 8 e poi diciamo i passi di danza. Ah, quindi non è che iniziavi a contare se sei sbagliata, no? No. Come mai salta 1, 2, 3, 4? Perché non si dice nella danza. Infatti no, fai 6, 7, 8, lì è coupé, fade pure. Cioè quando si inizia proprio 5, 6, 7, 8 e si inizia a ballare. Te perché sei anche ballerina. Quindi. Sì, insegnante di danza.
cantante. Ti senti però più ballerina o cantante? Ma io sono tutte e due, sono fusa in una cosa unica. Anche fusa è nato. Sempre qui il testimone. Ringrazio comunque Gianluca che è Marziali che ha creato questa musica, perché proprio mi ha aiutato a creare questa il testo di questa canzone. È molto dolce secondo me. Quindi diciamolo che tu sul palco non ti limiti a cantare, sei una che il palco lo riempie tutto. Sì, perché diciamo che mi piace proprio essere scenografica. Io vivo quando canto le emozioni, quindi no, interpreto molto la mia canzone, non sto ferma sul palco. Anche perché brani come questi, insomma, farli fermi con l'asta, no, perdono. Poi io, essendo ballerina, già faccio fatica quando registro, perché quando si registra ogni minimo rumore viene registrato, certo. E io devo battere il piede, a un certo punto dico no, stare ferma. Quindi non fai capriole o cose del genere? No, registri. Però il piede devo fissarlo a terra, non batta. Sarà contento il fonico, insomma, di tutto, no, questo. Quando scaldo la voce poi mi rendo conto di questo, si fa seriamente ferma. Sono così, dai. Che ne so, cominci a fare... Sì, che sembra come di un altro passo, no? Perché mi prendono in giro quando lo faccio, vedete che lo fa anche lei, quindi si fa sul serio. Sì, poi ma c'è io questo, mi nascondo quando... Sì, è quello. Sì. La famosa sega elettrica, come si dice. Senti, ma... abbiamo sentito cantare in varie lingue, ma l'italiano lo lasci sempre un po' da parte. Ma l'italiano ho cantato per una fiction che è su YouTube, si chiama Archetypos. Sono una dei sei protagonisti principali e interpreto Erissa, che è la dea della discordia. Sono molto cattiva, però è molto bella. Sono nella fiction, però. Nella fiction. E quando mi fanno arrabbiare anche, tiro fuori le unghie. Però ma ce l'ha abbastanza lunghe le unghie, quindi fanno male. Come dice mio marito, sono armi bianche. Ah, oddio, non tanto bianche, sono più colorate che sì. Bianche. Sì. No, comunque... Quindi sei anche attrice? Sì, attrice. Qui in questa fiction canto, ballo e recito, insomma, 360 gradi proprio. Senti, ma dove la possiamo vedere questa fiction? Su YouTube, bisogna scrivere Archetypos, la E è un 3. Ah. Quindi invece che una E normale, al posto della E mettere il 3. A nessuno, però sono cresciuta ascoltando Freddie Mercury, sono proprio pazza di Freddie Mercury e vabbè, Lady Gaga mi piace molto, però chi mi ha segnato tanto da quando ero piccolina è Freddie Mercury. Tra l'altro, diciamo una cosa che non c'entra con la mia carriera, però l'entrata in chiesa ho fatto mettere Was Born to Love di Freddie Mercury. Ah, cavolo! Quindi, sì. E come l'hanno presa, diciamo, gli altri cattolici? No, il prete che ci ha sposato è ganzissimo. Era un fan di Freddie Mercury. No, non è stato... lui piacciono queste cose. No, abbiamo fatto... nessuno se l'aspettava. Come poi sì, non so, più che un matrimonio è uno spettacolo. Sì. Non so. Di tutto e di più. Sì, chi è venuto al matrimonio è rimasto colpito. Senti, ma il tuo matrimonio non hai cantato però? Sì, ho cantato, io ho dedicato la mia canzone Love a mio marito. Sì, ho cantato. Durante il banchetto però, non in chiesa. No, anche in ristorante. It's gonna hurt like a man. Motions, Lamu, qualcosa viene. Sì, Livorno, Ancona, Milano, Udine Hotel. No, che preciso. Preciso. Magari era andata via la comunicazione, se vuole, le prime due... No. Stiamo scherzando, cercatela anche in Facebook, la Mu, perché davvero merita. E poi sarà ospite d'onore anche ad una tappa del Cantagiro, quindi possiamo dire che l'abbiamo promossa noi in Umbria, dai, Radio sì, Galileo. Grazie. Ci siamo sempre stati vicino noi. Sì, quindi, l'anno scorso. Oh. Grazie veramente. Vienici a trovare più spesso. La prossima volta facciamo un'intervista a mio marito. Ah, sì, perché facciamo il contrario. Comunque adesso ci deve salutare però, eh. Dai, Gabriele. Ciao a tutti. Oh. Sentite che bella voce. Domani piove. Speriamo domani, ma non quando ci saranno le tappe. No. Magari rinfrescasse un po', non sarebbe male. Allora, io ringrazio infinitamente la Mu. Grazie a te. Mi raccomando, quando vuoi, sai che questi microfoni sono sempre aperti. Ringrazio anche l'Eminenza Grigia che ci coordina dalla zona dietro di me. E questo video che sta facendo, quando lo potremo vedere? E adesso, domani, lo carichiamo su YouTube. Spero che non ci siano anche fuori onda nel video, no? Non so cosa abbia fatto, perché spero di no, perché non vorrei qualche denuncia, eccetera. Vi raccomando, prima di pubblicarlo, risentite. Abbiamo parlato malissimo. Malissimo del mondo, capito? Quindi
Il bello dei microfoni è che poi abbassi il cursore, infatti, e resta la musica. Magari è rimasto... No, no, infatti speriamo di no. Comunque, noi salutiamo la Mu e tra un po' vi ricordo che... No, bene, abbiamo avuto diverse canzoni. Abbiamo avuto la marcia, la parata d'eroi quando siamo entrati, Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, il nostro primo ballo. Ah, bellissima, quella mi piace. Ma se andate su Facebook potete vedere tutti i video. È stato uno show questo matrimonio, proprio. Senti, teatro, allora, insomma. Mi devi dire quale canzone lui ti ha dedicato, te ne ha dedicata una, al matrimonio. Ah, no, però mi ha fatto la serenata e mi ha cantato come Vorrei. Si Vorrei di Cremonini. Ah, ma quella ci sta, dai. Con la scala, ho vestito su, emozionante, è stato bravissimo. No, non ti chiedo di riproporlo adesso. Perderesti molto, fido. Dici che lo share calerebbe a picco, eh? No, poverino. Allora, invece, invece di ascoltarci Lorenzo Fragola, ci ascoltiamo Elvis Presley. I Can't Help Falling in Love with You. E lo dedichiamo a Gabriele, dai. Sì, a Gabriele. Grazie. Abbiamo scritto quattro parole, penso che potrebbe esserci anche la neve. Sì. L'ascoltiamo a Radio Galileo per brevità chiamata artista, ancora grazie alla Mu. Grazie a voi, ciao.